Recensione di Battle City per Sega Mega Drive. Qui lo vediamo in combinazione con Super Mario Bros. Non ho trovato una cover con solo Battle City, penso che esista, però non l'ho trovata. Purtroppo i miei siti di riferimento non mi danno informazioni riguardo a Battle City, ma presumo proprio che sia un videogioco senza licenza. Battle City è un videogioco pubblicato originariamente per Nintendo NES ed era una riedizione, un miglioramento di Tank Battalion, un videogioco della Namco visto in versione arcade. Il giocatore prende i comandi di un carro armato. Il suo scopo è distruggere tutti i carri armati nemici ed evitare che questi distruggano la sua base. La base è quell'aquila. Credo che sia un'aquila, ragazzi. Comunque, quell'uccello che vedete in basso, in centro allo schermo, protetto da un muretto di mattoncini rossi. Il game over può apparire quando si perdono tutte le vite oppure quando la nostra base viene distrutta. I comandi prevedono l'utilizzo del solo tasto di fuoco, oltre ovviamente ai tasti utili per muoversi. Ci sono 35 schemi che vengono ripetuti una volta terminati. Si può giocare in due con una modalità cooperativa e c'è anche un editor di livelli. Ogni tanto possono comparire dei carri armati che lampeggiano. Quei carri armati, una volta colpiti, forniscono dei power-up. Tra i power-up, giusto per farvi qualche esempio, possiamo ricordare quello che blocca i nemici per un breve periodo di tempo, quello che ci conferisce una protezione, quello che distrugge tutti i nemici presenti nello schermo in quel momento, oppure quello che ci regala una vita extra. In alto a destra vedete dei piccoli carri armatini neri stilizzati. Quelli sono praticamente il totale dei carri armati che noi dobbiamo distruggere per poter passare al livello successivo. Non ci si può muovere in diagonale e poi, per completare la descrizione generale, possiamo dire che ci sono diversi elementi grafici. I muri rossi possono essere distrutti con dei colpi di carro armato, col cannone del carro armato, sin dall'inizio. I blocchi verdi, che non so, penso che siano alberi, nascondono un pochino il passaggio degli sprite. L'acqua impedisce il passaggio dei mezzi, ma non dei loro colpi. Poi abbiamo i muri bianchi che fermano i colpi dei nemici e anche del nostro carro armato all'inizio. Poi io, nel corso del gioco, devo aver preso qualche power up. Devo essere sincero, non me ne sono accorto, ma a un certo punto col mio carro armato potevo distruggere anche i muri bianchi. Per quanto riguarda la grafica, possiamo dire che è un'ottima conversione, perché il gioco è quasi identico all'originale visto su Nintendo. Mi è sembrato di notare qualche piccolo miglioramento qua e là e anche una migliore fluidità. Però, ragazzi, già su Nintendo NES non era un gioco che aveva chissà quale grafica e rivederla riproposta praticamente quasi identica su Mega Drive non è certo un aspetto positivo. Anche Super Mario Bros. Era stato convertito in maniera fedele, però Super Mario Bros. È Super Mario Bros., ragazzi. Questo non ha certo l'importanza storica di Super Mario Bros. Poi, dai, la grafica così vista su Mega Drive, dal mio punto di vista, è un pochino triste. Abbiamo schermate fisse, scarsissimo dettaglio e pochi colori. Il sonoro credo sia ancora peggio della grafica, perché praticamente possiamo ascoltare solo qualche effetto e una musichetta tra un livello e l'altro. Davvero poca cosa. La giocabilità. Ho notato che le recensioni per la versione NES sono molto positive, o almeno la maggior parte di quelle che ho consultato io. E quindi, siccome questa conversione è praticamente quasi identica alla versione per NES,
anche io dovrei avere un parere altrettanto positivo. A me invece questo videogioco non è piaciuto. Viene considerato un miglioramento di un antico classico arcade, ma onestamente sì, è vero, ha questa atmosfera di antico coin-op, però giocato il giorno d'oggi mi sembra veramente un gioco super ripetitivo, incredibilmente limitato, tecnicamente ridicolo su Mega Drive. E poi è anche ostico nei controlli, perché non ci si può muovere in diagonale e se non siamo precisi col movimento non è difficilissimo incastrarsi su qualche angolo. Per finire con le caratteristiche negative, io vorrei parlarvi anche di questa cosa. Praticamente i carri armati avversari compaiono solamente in tre punti. Tutti questi tre punti sono posizionati in alto allo schermo, uno a destra, uno a sinistra e uno in centro. Questa caratteristica rende il gioco troppo prevedibile. Per fortuna si può giocare in due, anche se solamente in modalità cooperativa. Sarebbe stato bello poter sfidare un amico. E c'è un editor dei livelli che a me non è piaciuto tanto per via dei controlli. Con un tasto si sceglie cosa disegnare e con l'altro lo si posiziona. Sarebbe stato più bello avere un menu a bordo schermo e scegliere quale elemento inserire. La longevità è probabilmente l'aspetto migliore, perché si può giocare in due e perché c'è l'editor dei livelli, e anche perché comunque 35 schemi non sono proprio pochissimi. Beh, dai, qualcosa di positivo lo abbiamo trovato. Le mie considerazioni finali. Battle City, secondo il mio parere, è un giochino semplice che potrebbe anche sembrare una homebrew creata in poco tempo. Riprende il concept di un classico arcade della Namco e lo migliora. Però al giorno d'oggi a me sembra veramente un videogioco di una pochezza disarmante. Per fortuna sono stati introdotti diversi tipi di elementi grafici che hanno un impatto sulla giocabilità, come i muri diversi, l'acqua, gli alberi, e qua vediamo anche queste pavimentazioni grigie che fanno scivolare un pochino il carro armato. La semplicità a volte in realtà è un grande punto di forza, ma in questo sparatutto a scorrimento multidirezionale e a schermate fisse purtroppo non è presente soltanto la semplicità, ma anche un sistema di controllo che io ho trovato non proprio perfetto, una ripetitività incredibile, una realizzazione tecnica davvero sottotono per un Mega Drive e una varietà inesistente. Vi ringrazio per la visione, tra poco verrà visualizzato il mio voto personale e vi ricordo che se siete interessati alle recensioni per i videogiochi del Sega Mega Drive, all'interno del mio canale trovate una playlist dedicata con i titoli inseriti in ordine alfabetico.